Bentornati ragazzi sul canale di Under of the Dark Mist. Oggi volevo provare Caldarius, il nostro Gundam Wings. Me lo ricorda molto, sinceramente. Abbiamo in squadra Marchese, Galilea, Thorne e Alani. Alani è il PG nuovo che hanno implementato oggi, ricordo 24 maggio 2016. Non ho la più pallida idea di che skill abbia. Comunque, vediamo quelle di Caldarius. Q, lancia Caldarius in avanti infliggendo danni all'impatto e respingendo i nemici. E, lancia una granata che infligge danni e acceca i nemici per un secondo. La F. Dopo una breve carica, Caldarius si lancia in aria attivando nuovamente l'abilità per atterrare in una posizione designata infliggendo danni. La passiva, Caldarius può attivare sua sorella. La leggiamo dopo. Oscar, Mike, Randy, Miko, Marchese, Alani. A caso. Sinceramente devo vedere dov'è, io non l'ho visto. L'attivazione di strappo gravitazionale ricarica istantaneamente l'TMP di Caldarius. I nemici sotto influenza di granata accecante subiscono. Poi mettiamo il sanguinamento. Vediamo la E. È una granata, mentre la Q. Tasto destro, scusate. Tasto centrale. Tasto sinistro. Allora, consigli. La Q. Io la userei per evasioni, non è consigliato ingaggiare con Caldarius in questo modo. Tra l'altro, se usate la barra spaziatrice e premete due volte, in base a dove direzionate con WASD, fa gli scatti. Guardate, in questo modo. Poi ovviamente la Q, io adesso in questo gameplay la uso come evasione, se vi trovate meglio ad ingaggiare... Provate, però ve lo sconsiglio perché comunque Caldarius secondo me non è un PG buono per l'ingaggio. Ma tra l'altro abbiamo mandato già dentro tipo. Ma che peccato. Ah, però l'ho preso con la granata. Qua non ci arriva. Passiamo dall'altro lato. Ho preso un po' pochissima exp. Stunnato. Ottimo assist. In questo caso con poca vita. Ok, da quello che ho visto è una specie di maghetta l'anisi. Oh, interessante. Sembra molto carina, tra l'altro. Farmo. Sì, tra l'altro sto notando che c'ha veramente un sacco di danno ad aria. Mi è trappolato in una bolla, che figata! Questo è proprio un PG da acqua, è acqua, girl. Ok, però non stanno facendo assolutamente nulla. Ora. Pushiamo ragazzi, non so cosa fare, sono tutti indietro loro. Sono 98 a 0, vediamo se ce la faranno a continuare. Cristallini. Così iniziamo a fare un po' di soldi. Torniamo indietro. Prendiamo i nostri. Io direi di aspettare, ci potenziamo come prima il critico e dopo potenziamo quelli blu. Ouch, sta morendo, non ce l'ha fatta, maledizione. Ok, è meglio non ingaggiare perché... No, ho sbagliato, non dovevo potenziare questo. Velocità d'attacco. E tra l'altro di qua ragazzi sono 40 PG, eh? Non c'è assolutamente... No, mi è intrappolato! Ouch! Questa qua... Questa mossa qui è micidiale perché se avete tipo... PG come... Marchese o altri... Vi asfaltano in quei secondi che siete imprigionati.
Oh, grazie, tra l'altro mi ha curato qualcuno, non ho visto neanche. C'è la Randy qua dentro. Ok, assist. Ottimo, almeno prendiamo un po' di punti. Qui sono entrati i minion, andiamo nell'altro lato. Potenziamolo, se no, come vedete, dovrebbe ricaricare più veloce adesso. Oh, prendiamo anche questi. Cristalli free. Avanziamo un po'. Ma vedete al danno sia melee che con la pistolina. Aumenta la velocità massima dello scatto. L'attivazione di qualsiasi abilità aumenta la velocità di movimento per un breve periodo. Proviamo la Q. Non mi sembra malissimo. Tra l'altro sono una manettissima. Alani, come vedete, è un Eldred, quindi non avrà neanche lei lo scudo. Scagnozzo gigante nemico in viaggio verso l'altare. Prendiamo la preferenziale. Gli spacco la torre curativa. Ok, forse riusciamo a prenderci la kill su Marchese. Sì. Randy, perfetto ragazzi. Sono stati spostati. Place Maiko, Miko, come lo chiama? Che tra l'altro è fermo. Lo pigliamo easy. Potenziamo la E. Cristallini. Andiamo a prendere anche questi di qua da noi, che non si sa mai. Ok, avanziamo. Tra l'altro avrei bisogno di un pelino di vita. Potenzio di poco. Mi scoccia spenderli. Oh, interessante però. Ok, li recupero qua. Allora, gli Link Station non ce l'hanno loro. Morto. Granata accecante genera 3 granate minori all'impatto. Granata accecante spara 3 granate in rapida successione. No, preferisco questo. Oh, soldini. Avanziamo. Stanno veramente perdendo in una maniera allucinante. Li accechiamo. Difficile anche targettarlo Caldarius, perché si muove veramente tantissimo. Ti ho fatto un favore. Abbiamo uno scagnozzo gigante, portatelo in sicurezza al nostro altare. Ma sta roba qua si spacca. No. Qua stanno entrando. Manca poco alla vittoria. Mi sa che non riesco a farvi vedere l'ultimo, ragazzi. Superiorità. Assist. Restano solo 2 nemici. Ci devo provare.
Devo provare a livellare con questi. Ok, perfetto. Siamo alla F? Ve la faccio vedere da qui. No, che sfiga. Che sfiga. Praticamente l'attivazione di Caldarius della finale qual è? Si lancia in cielo. Potete volare per un po' di secondi e quando decidete in un'area potete buttarvi giù tipo con un super pugno e fare danno a tutti quanti. Può essere usata anche come escape, non per forza d'attacco. Vabbè, questa qua è stata una partita da KO tecnico, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi e io vi consiglio di comprare il gioco perché è molto figo. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!